Fare un'analisi di gara non è una cosa che succede tutti i giorni. Primo perché di solito dopo una gara si pensa soltanto al risultato, alle classifiche, non tanto alla run, sia che sia andata bene, sia che sia andata male. E soprattutto perché non sempre è consentito usare una telecamera, una GoPro in testa durante la run. Tramite la federazione si può compilare un modulo e questa volta la gara di Nusenna, la prima gara della stagione 2023, ho potuto usare una GoPro. Riguarderemo quindi insieme la run di gara, guarderemo gli errori che ho commesso e dei punti dove potevo andare più forte, ma soprattutto in questo video voglio analizzare una parte molto importante, delle run, delle gare, cioè raccontarvi quali sono i punti più importanti per andare più forte e quali sono cruciali per abbassare il tempo poi in una gara. Riguardo a tutte queste linee che vedremo, a tutti i punti focali del tracciato dove si può quindi poi abbassare il tempo, ricordo che ne tratto già durante i miei corsi privati o di gruppo, quindi se non lo sapete ancora, vi ricordo che ho creato un canale Telegram che vi lascio qua sotto per iscrivervi e tenervi aggiornati su tutti i corsi che vado a fare. Ma partiamo subito con il video. Allora, vi mostro innanzitutto una run completa, così sapete già di cosa si tratta, di che pista è, e vi potete già fare un'idea di quello che ho fatto o non ho fatto. Sono curioso di sapere nei commenti se riuscite a capire già dove potremmo andare a lavorare in questo video, ma soprattutto prima di iniziare ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un like per supportare questo tipo di contenuti. Andiamo! 嗯。Ok, dopo che avete visto la pista iniziamo a lavorare veramente su questa run di gara. Come vedete c'è un sacco di vento, è appena passato un temporale abbastanza forte perché nella prima mancia appunto pioveva. Nella seconda invece con un po' di vento si è schiarito il cielo e la pista è diventata abbastanza buona. Si parte subito con uno sprint e qua arriviamo alla prima pietraia. Una pietraia semplice ma già ostica che ha messo a dura prova soprattutto nelle prove tantissimi rider. Secondo me la linea è principalmente una, se riuscite a seguire il mio mouse, è questa qua. Però
Perché? Perché andare qua esterno si prendono tantissime botte sui cerchi a gratis e questo non serve assolutamente né per la nostra bici né per il nostro tempo finale. Alcuni rider riuscivano a saltare da qua dove ho la rotta davanti fino laggiù alla terra, però non è troppo difficile, ma è un gesto che è abbastanza rischioso, soprattutto dopo 5 secondi di run, avere già una cosa così pericolosa che può farti perdere totalmente la gara, secondo me non ne valeva la pena, e soprattutto perché qua a destra, come ho detto, abbiamo una linea dove c'è un po' di terra e si fa abbastanza a gas aperto. Si entra soprattutto nella S dopo in maniera molto più controllata, e la sinistra che vedremo adesso è molto importante per un rettilineo che ci porta alla prima staccata dura. Come ho detto, questa sinistra è molto importante perché tutta la velocità che avremo in queste due gobbe la riusciremo a portare via per tutto il rettilineo. Questo è un rettilineo dove non si può pedalare e a parte queste due gobbe non si riesce a creare, a generare tanta velocità. A maggior ragione, l'ultima curva fatta, quella a sinistra, è molto molto importante. Più si fa forte quella, più si va forte in questo rettilineo. Si pompano queste due gobbe, sgrabbato il salto e qua la prima vera staccata. La sponda era molto bella, cambio di direzione veloce. E questo è il primo muro molto ripido. Non è difficilissimo, la linea è semplicissima qua a sinistra dove c'è un po' più di terra. L'importante è mollare poi i freni al momento giusto per fare questa destra molto veloce. Di nuovo perché c'è un pezzo in piano lungo dopo dove non riusciremo a generare velocità e tutta quella che ci serve viene creata da questa curva qua. In questa manche di gara ho leggermente frenato troppo in entrata di questo muro perché non sapevo bene le condizioni dopo le piogge della prima manche, quindi ho preferito non entrare chiudendo gli occhi, ma gestendo un attimino la velocità. Non ho perso granché di tempo, quindi non lo considererei come un errore. Andando avanti, abbiamo appunto questo pezzettino in piano, due pedalate ce l'ho messe. Questa curva, come avrete visto prima nella run, non so se l'avete notato, però l'ho fatta un po' più controllata. Perché? Perché ho visto che il terreno era molto più scuro, quindi ancora un po' bagnato e non volevo rischiare di farmi partire il davanti. L'ho fatta più tonda possibile, anche qui si poteva sinceramente frenare un po' di meno, quindi forse questo è il primo punto dove ho perso un po' di velocità, però non me ne do una grande colpa perché le condizioni erano un po' un puntino domanda dopo la pioggia della prima manche. Andando avanti, piccola pietraia. Sono stato leggermente troppo basso, vado a finire qua. Non ho toccato i freni, però se riuscivo a stare alto come riuscivo a fare nelle prove con l'asciutto, era leggermente meglio. Ma va comunque bene perché l'importante era non frenare per questo punto in piano qua. Questo salto dove sono fermo adesso, sinceramente l'ho fatto un po' troppo lungo, sono atterrato mezzo metro troppo lungo e non ho sfruttato quella poca discesa che c'era nell'atterraggio. Quella piccola discesa magari poteva farmi guadagnare un mezzo chilometro orario, ma ancora parliamo di piccole piccole cose. Arriviamo a questo piccolo doppio, entrata a curva sinistra molto bene e qua ho iniziato a sprintare più forte che potevo. Le gambe sono ancora dure per via di tutta la palestra fatta quest'inverno, però sono abbastanza contento di come riuscivo a spingere sui pedali. Arriviamo a questa pietraia che era un bel punto di domanda vista la pioggia, però sinceramente l'ho fatta bene, non avrei modificato niente, non l'avrei fatta più forte. Quindi ok, sono riuscito a portare abbastanza velocità fuori da questa curva. Qua forse ho saltato troppo, potevo scrabbarla di più. E questo è il primo errore grande, ora ve lo faccio vedere. Non so se lo riuscite a capire, però tornando indietro, qui sono entrato un po' troppo caldo in questa run, causa anche il pubblico che c'era lì di fianco. E in questo punto qua, dove sto facendo muovere il mouse, dovevo frenare di più, schiacciare di più la bici e far toccare le ruote il prima possibile per terra. Invece mi sono fatto prendere un po' di controtempo per via della troppa velocità in entrata e la bici ha saltato e sono atterrato praticamente qua nel piatto. È stata una grande botta, ho fatto fondo corsa e qua, come vedete, ho i freni completamente tirati perché è stato comunque un bel rischio, un bel impatto. E allora sono arrivato sopra la salita molto molto lento. Di solito nelle prove saltavo, atterravo in queste pietre, curvavo e anticipavo sopra questa radice. In questa manche di gara invece sono arrivato qua sopra molto più lento, un po' sul chi va là, ho dovuto invertire all'ultimo perché stavo andando fuori traiettoria, causa sempre un ritardo nell'azione da quell'errore precedente di non aver frenato ed essere finito nel piatto, nella compressione. E
E tutto questo tratto l'ho fatto piano, mi sono ripreso soltanto in questo punto qua. Tutto questa insicurezza in questo tratto di pista che sono 10-15 metri, secondo me mi ha fatto perdere un po' di tempo, soprattutto perché sapevo come lo facevo durante l'asciutto, durante le prove libere, e quindi secondo me un mezzo secondo qua ce l'ho lasciato. Quindi secondo me questo è il mio primo vero errore. Quelli di prima sono leggere frenate di troppo. Però questo qua forse è il primo vero errore. Non ce ne sono tanti, per fortuna. Qui proseguiamo con la run, che secondo me è andata abbastanza bene. Il terreno qua non riuscivo, il terreno qua non scorreva veramente tanto, però è andata comunque bene, la velocità l'ho mantenuta alta. In questo cambio di direzione sono molto contento perché non ho frenato, non ho toccato freno. E qui arriviamo forse al secondo errore. Ho anticipato bene a sinistra. Ma in questo momento mi sono lasciato fregare un po' da queste radici, non sapendo se erano asciutte o no, e allora ho frenato un po' troppo. Si vede infatti che qua lascio completamente i freni, ma è già troppo tardi, dovevo lasciarli prima e far scorrere la bici in uscita molto di più. Questo potrebbe essere un altro 3-4 decimi di ritardo, perché poi c'è questo piano dove non potevo guadagnare nessun tipo di velocità e quindi tutto dipendeva dalla curva prima. Faccio una premessa, anche se siamo quasi a metà della pista. Ormai il livello in Italia, o comunque in questo sport, è davvero alto, quindi quando si parla di errore non si parla tanto di sbaglio completo di una linea, perché questo non possiamo assolutamente permettercelo, ma si parla piuttosto di sbagliato punto di frenata o sbagliato punto di lasciare i freni e lasciar scorrere la bici. Quindi si tratta più di errori nel non riuscire a fare al 100% una linea piuttosto che errori completi di traiettoria, ecco. Questa pietra è stata molto difficile durante il weekend perché era difficile spingere, ma soprattutto dopo i rischi della prima manche non sapevamo com'era, però me la sono cavata secondo me bene. Siamo, ripeto, alla prima gara, quindi nessun rischio era concesso perché se si cade adesso si rovina tutta la stagione e non aveva molto senso, però è sempre una gara, quindi bisogna sempre spingere a tutta. Questa destra nella prima manche era veramente viscida, quindi penso un po' tutti ce la siamo presa un po' con le pinze. E si poteva sicuramente fare più forte, però come vedete c'era un po' di fango dopo. Questo tratto secondo me è andato abbastanza bene, la staccata l'ho tirata più in là che potevo, sono uscito anche forte da questa curva e qui è il terzo errorino che ho fatto forse. Riesco ad anticipare a destra e poi la linea corretta era spostarsi di qua a sinistra, sopra questa radice, per fare la destra più tonda possibile e lasciare scorrere la bici. Mentre invece, un po' per paura di scivolare, un po' perché è un errore mio, sono finito leggermente basso e come vedete non sono riuscito a prendere la linea qua sopra, il che mi ha causato un ritardo in questa destra. Vedete come sono chiuso. Un conto è arrivarci qua dove sto arrivando io, e un conto sarebbe stato arrivarci da qua da sinistra. La curva sarebbe stata molto più ampia. Quindi questa destra qua l'ho fatta non al massimo della mia velocità. Però dai, due o tre piccoli errorini non sono male, e qua avevo ancora un sacco di gambe per spingere in questo tratto in salita. La gara secondo me a Nusen è molto bella ed è anche abbastanza completa, non è scontata perché questi due tratti, uno dopo la strada e uno qua di pedalato, mettono veramente a dura prova il nostro fisico. E poi c'è questa parte finale. Come ho detto, nel pedalato in salita mi sono sentito bene, però una volta scollinato davvero le mie gambe erano dure, causa palestra e tutti gli allenamenti che sto facendo in questo inverno, e quindi tutta questa parte, come potete vedere, non ho guidato in maniera precisa, non ho spinto assolutamente con le gambe, e in questo rettilineo dovevo essere molto preciso, invece ero un po' passivo sulla bici e non ho tirato veramente tanto, anzi, devo essere sincero che ho tirato un po' in freni in barca per non rovinare la manche. Qui riesco comunque a prendere bene la linea interna, tagliare le due curve. E qui c'è una piccola sbavatura, causa un po' di stanchezza dovuta alle gambe dure. Sono arrivato a quest'ultima curva sinistra interna, quando invece la linea migliore era stare qua all'esterno. Non è un errore dove si perde tanto tempo, però piccoli decimi o centesimi qua e là di sicuro fanno abbassare il tempo. Quindi curva interno, sinistra, destra e arrivo. Ok ragazzi, il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto, è una cosa leggermente diversa e ripeto non si può fare con tutte le gare, però fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo tipo di video, questo tipo di analisi, se vi interessa vi posso portare un'altra run in un altro posto, magari in uno di quei bike park dove sono stato in Spagna, per
Così vi racconto un po' le particolarità di ogni pista e dove davvero serve aprire il gas, mollare i freni, scegliere la linea corretta per andare più forte. Detto questo, iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Yo!